quello che ha attuato Regione Lombardia in tutti questi anni con la politica dei buoni scuola dal 2001 ad oggi è la politica del diritto allo studio alla rovescia, cioè praticamente un diritto allo studio al contrario. Ha favorito le famiglie benestanti, redditi medio-alti che frequentano le scuole, i cui figli frequentano le scuole private, e ha penalizzato invece le famiglie ad reddito medio-basso che hanno invece bisogno di un contributo effettivo, e sono le famiglie degli studenti delle scuole statali. Quindi su questo abbiamo sviluppato una larga battaglia, una class action dei veri e propri ricorsi collettivi. La nostra richiesta all'interno dei ricorsi è che ci sia un riconoscimento del risarcimento dovuto tra quanto percepito dalle famiglie delle scuole pubbliche statali e quanto percepito dalle famiglie delle scuole private. Qui abbiamo i dati per le scuole pubbliche statali: la dote scuola andava da 60 euro a 290 euro, per quanto riguarda invece gli studenti delle scuole private la dote scuola andava dai 400 euro ai 950 euro. C'è stata una prima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale nell'aprile scorso, una sentenza che ha dato ragione ai due genitori ricorrenti. Si è riconosciuto che questa disparità di trattamento era del tutto inaccettabile e del tutto ingiustificata e illegittima. I miei figli vanno al Trotter, a casa del sole, scuola media, e uno dei problemi più seri è proprio, come dire, la difficoltà di molte famiglie a partecipare agli appuntamenti della vita scolastica, laddove soprattutto devono fronteggiare delle spese. Posso raccontare casi in prima persona di persone che, di studenti che rischiavano di dover abbandonare in terza o in quarta superiore gli studi perché i genitori avevano perso il lavoro, magari non potevano, avevano problemi per sostenere i costi dell'istruzione, e in più perché magari avrebbero dovuto andare a lavorare per appunto aggiungere un reddito alla famiglia. Non posso concepire che una famiglia vada avanti con 3.000 euro al mese con all'anno con 4 bambini, cioè non. Veramente è una cosa che veramente è un'ingiustizia sociale incredibile.